come on, open sesame. Your heart is like a treasury. It's not a issue, and it's not a gadget, just another secret. How can I decode it? Days seem so automatic. Need more miracles and magic. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Sesame, your heart is like a treasury. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Access granted. E dopo vent'anni ricomincio da me, soltanto perché non c'è niente di più bello al mondo, di amare se stessi e di credere in sé. Do l'ultimo tocco alla tela e te la regalerò. No, non vado indietro come quei gamberi, ma toccherò gli alberi, lascio le bestie e sfiorerò. M'alzo dal letto e dico grazie mille. Il mondo bianco e nero raccolori Pleasantville. Vivo la vita piena di meraviglia. Te che non sorridi mai, beh, non so che dirte. In frigo due birre, ci faccio colazione. Ho smesso con le sizze, se lo sai che tumore. Il mare dalle conchiglie, pure se stanno zitte. Bello il silenzio, ricomincio da me. Se mi sdraio, penso al prossimo guaio. Vivo in sto scena, muoio cara al sipario. Ogni giorno in riserva, senza benzinaio. Biglietto solo andata, parto senza bagaglio. Levo il bavaglio, vivo allo sbaraglio. Cuore da contadino, testa da milionario. E m'accarezza il soffio di un ventaglio. Bello il silenzio, ricomincio da me. E faccio tabula rasa dei miei problemi in casa, dell'ansia, l'angoscia e la paura che mi accompagnava fin da bambino. Magro, sono timido, ogni giorno un livido. Ora rido perché ho pianto fin troppo. Lacrime col motore a scoppio. Urlo e spendo, morirò domani. Ma ti vola tasche vuote, zero rimpianti. E dopo vent'anni ricomincio da me. Ricomincio da me. Soltanto perché non c'è niente di più bello al mondo, di amare se stessi e di credere in sé. Dall'ultimo tocco alla
Buonanotte dal mondo in parole, regola d'arte. Buonanotte al nostro Gabriele Giardini, che è qui con noi sempre, come ogni mercoledì, a parlare delle sue opere, a deliziarci con i suoi commenti su cosa? Su ciò che egli stesso ha creato, quindi pittura e soprattutto scultura. Scultura con la capacità di poter plasmare diversi materiali, non solo il legno, ma anche tanti altri, vero Gabriele? Buonasera a tutti, buonasera a te Massimiliano, buonasera ai nostri radioascoltatori, eccoci qua, sempre pronti e pimpanti per l'arte, per tutti noi. Esattamente. Ecco, Gabriele, stavo dicendo ai nostri ascoltatori il fatto che i materiali che tu utilizzi sono... non sono solo il legno il telo o la carta per quanto riguarda tutto, la pittura, no? Tutto, caro Massimiliano, io utilizzo dalla vetroresina al legno al polistirolo lavorato con lo scalpello termico al catrame per la realizzazione di alcuni manufatti, il catrame che viene utilizzato per le coibentazioni, quindi qualsiasi materiale degno di essere lavorato, sempre che si possa dar vita a un oggetto animato, nel senso dove appunto l'arte attraverso la scultura, pittura, pirografia, quindi anche con il pirografo faccio degli elaborati, cioè che ricordiamo è come una punta incandescente che brucia e che quindi su una base che può essere di legno crea una zona di combustione, quindi quello scuro che fa sì che attraverso la sensibilità si riesca a realizzare delle ombre e quindi automaticamente delle opere d'arte. Quindi l'opera d'arte, anche in un discorso astratto, deve essere bella da vedersi, deve far sì che giri e che viva nello spazio, si muova, che dia questo senso di bellezza effettiva, perché altrimenti se rimaniamo con un oggetto inanimato, perché a quel punto, caro Massimiliano, si potrebbe dire ed aggiungere che, come ho visto alcune persone purtroppo ahimè che hanno fatto, mettono un posacenere, ci mettono una firma e dice ecco l'artista ha dato valore a quell'opera. Sì, ma di che cosa parliamo? Di un posacenere? Non va bene, ragazzi, non possiamo prendere in giro le persone che ci guardano e che ci ascoltano. Noi dobbiamo essere fautori di un progresso e di un processo futurista che appunto gli altri non vedono, quindi dobbiamo pure cercare di muovere in questa situazione. Ma se facciamo una cosa a presa in giro, io allora non mi posso chiamare artista e quindi loro non si possono chiamare artisti. Sono pienamente d'accordo con te. Ecco, volevo chiederti anche a nome degli ascoltatori, qual è il materiale che tu prediligi? Ma sicuramente, caro Massimiliano, il materiale mio principe è il legno, però automaticamente posso lavorare qualsiasi materiale, a me piacciono tutti. L'importante è che sia, caro Massimiliano, l'idea e l'opera stessa che trasuda anima, questo che io intendo realizzare in un'opera mia effettiva. Ecco, esattamente. Io sono alla voce Opere Archivio. Vi dico la verità, quest'oggi ho delle difficoltà con lo schermo, perché non essendo un esperto, lo stavo commentando prima che andassimo in onda con Gabriele, perché non essendo un esperto di computer ho semplicemente aggiornato Skype e lo schermo si è ingigantito. Quindi adesso ti dico la verità, sono sicuramente sotto la voce Opere Archivio e sto guardando una pirografia del 2015, quindi abbastanza recente, su legno. Si chiama Spettacolo e Web. Ti dico sinceramente, però non saprei dirti, proprio per i motivi, i problemi di cui ti ho parlato, a che pagina sia. Vediamo un po' di poterla recuperare. No, perché pensavo di aver capito, ma non lo so con certezza. Vediamo un po' di poterla recuperare. Sì. È classificata con GA 102284. Di che pagina, Massimiliano? Esatto. Ecco. Aspetta, vediamo un attimo se
Vediamo un attimo di... Ah, scusate, mea culpa, pagina 13. Ah, ecco, allora proprio l'ultima, quella che non ho visto. Pagina 13, la penultima opera. Ah, spettacolo e web. Spettacolo web. Trattasi di una pirografia molto elegante, su legno, una tavola di legno molto leggera, molto quasi ad indicare anche la leggerezza stessa della mano del nostro autore, ma il significato è profondo ed è non è affatto leggero, anzi. Spettacolo e web. C'è una donna molto ben delineata nei suoi lineamenti, in particolare ella è posta di profilo e quindi i suoi lineamenti sono ben delineati, come dicevo, ma soprattutto la mano di Gabriele possiamo scorgerla per quanto riguarda il suo viso nei capelli, questa massa di capelli ondulati è veramente molto aderente alla realtà e forse addirittura la supera nei dettagli. Pensate voi che mano che può avere il nostro Gabriele, poiché questo disegno è stato creato con la pirografia, con la tecnica della pirografia, cioè come ci ha detto spesso, una penna incandescente che attraverso il suo calore crea delle linee che poi intrecciandosi e componendosi creano delle figure sul legno. E io vi invito in primis a guardare la capigliatura di questa donna. È veramente incredibile come una mano che muove questa penna incandescente su comunque un materiale sicuramente meno trattabile di un foglio di carta e la stessa penna che comunque ha questa punta incandescente non è così duttile come può essere un pennello, no? Basta anche solo immaginare la durezza della prima e la morbidezza della seconda. Il pennello è proprio morbido per antonomasia. Ecco, quindi il primo elemento che vi esorto a cogliere è questi ogni piccolo dettaglio dei capelli, forse anche più specifico nelle minime pieghe, nei minimi intrecci di essi stessi della realtà medesima. E questa donna sulla parte più alta del suo capo ha una sorta di cinepresa da cui partono delle immagini. Queste immagini sono dei cerchi concentrici che fanno poi pensare alla spirale, alla forma di spirale, la forma spirale di cui è composto, con cui è composto l'universo e con cui sono composti anche gli elementi infinitamente piccoli dell'universo stesso, che però evidentemente nella creazione della divinità di chi ci ha creati hanno voluto ricreare questa forma spirale. E ad esempio mi riferisco all'elica del DNA. Il DNA non è altro che una spirale. Ecco, questa spirale, tra la donna e il centro di questa spirale c'è scritto vagamente, senza quasi come se fosse una scrittura, però in movimento, quindi che non è statica e quindi non può avere la tipicità delle forme statiche, web. E io credo che
messaggio che ci vuole dare il nostro Gabriele è molteplice, almeno, anzi, mi correggo, il messaggio che vuole darci l'opera stessa, perché come siamo soliti dire, le opere d'arte, se sono tali, vivono di vita propria e anche questa è una grandissima opera d'arte, quindi mi comunica essa stessa delle emozioni e anche dei messaggi che questa forma di vita mi sta comunicando adesso. Sono diversi. Il primo è che il web, quindi questa nuova forma di, beh, relativamente nuova forma di connessione, è capace addirittura a creare un universo. Adesso che possa raggiungere il centro dell'universo, questo è ancora da stabilire, ma certamente un universo umano, cioè che quindi è delimitato dalla Terra che stiamo abitando, forse magari in futuro abiteremo altri pianeti come razza umana. Noi, io e Gabriele, ahimè, non ci saremo più, credo, quando Ah, magari impagliati, ecco, magari impagliati, come magari. diceva, impagliati già cioè, sei sempre presente, magari non la tua anima, insomma, il tuo corpo, tra Il nostro virgolette. corpo, beh, diciamo che può essere una soluzione. E quindi sì, una soluzione senza vita, ma Sì, ecco, senza vita. stavo dicendo che effettivamente questo web dà la possibilità di avere una connessione con il mondo, e non a caso questa sorta di cinepresa che è sulla testa di questa donna, sembra quasi proiettare questo universo concentrico. E parte tutto dalla testa di questa donna, cioè, o meglio, questa cinepresa è situata, questo proiettore anzi, è situato sulla testa, quasi che ci fosse un messaggio che ci indica, il quale ci indica che i pensieri convergono in questo proiettore e poi vengono diffusi, lanciati da questo proiettore e si diffondono con questa forma concentrica in tutto il web, cioè la rete e quindi il nostro universo, quello umano. Non abbiamo la pretesa di arrivare in posti a noi sconosciuti o anche distanti anni luce. Ma perlomeno, così come funziona esattamente Internet, World Wide Web, è possibile avere una connessione con la realtà umana. E ecco, io credo che ci sia, invece adesso, questo è quello che mi ha comunicato l'opera d'arte stessa. L'autore nel titolo di essa ci dà spettacolo e web, perché forse questo mondo ha comunque una artificiosità palese. È una vita spesso virtuale, no? Quando si dicono i leoni da tastiera, oppure quello è un mio amico, no, in realtà è un mio amico su Facebook. Cioè, quindi questa nuova vita virtuale che sa molto di spettacolo, perché poi lo spettacolo, specialmente per quanto riguarda il cinema, la televisione, eccetera, eccetera, è un mondo fittizio, non è il mondo reale che tutti noi viviamo concretamente. E quindi io credo che il titolo di questa bellissima opera ci indichi. E sebbene io dica che l'opera d'arte, e questa lo è, viva di vita propria, e ci indichi dei messaggi ben precisi, in questo caso, poiché è l'autore stesso che ha intitolato l'opera medesima che egli ha creato, con spettacolo e web, questo messaggio di una esistenza fittizia,
che non è la medesima che concretamente ogni giorno viviamo come cittadini, come uomini e donne e come professionisti o come artisti e via dicendo. Quindi una realtà più fatua, che bene si addice web e spettacolo, proprio come la realtà dello spettacolo, quindi del cinema, della televisione, di tutto ciò che può essere definito spettacolo, che è sì una parte della vita, ma una parte della vita più illusoria. E così dicasi del web. Questo almeno è, a mio giudizio, da spettatore come voi, il pensiero mio su questa opera. È stato eccezionale, caro Massimiliano, come sempre. Io posso aggiungere logicamente che quest'opera è confacente a un'idea di persone che ormai stanno nel mondo del web, dell'etere, dove appunto ormai fanno tutti i video. Se tu ci hai fatto caso, ogni persona ci è mai caduto un piatto, facciamo un video. Facciamo un video. Tutto un video che poi viene messo su web. In particolar modo quest'opera è stata da me fatta per Niccolò Presta, che è il figlio di Lucio Presta, l'agente dei grandi Bonini, Bonolis e via discorrendo, il quale mi chiese quest'opera perché lui stava allora attraverso il web cercava di creare, o ha creato, non lo so, un contenitore di artisti, insomma, presunti tali sul web. Quindi ogni persona poteva, e i capelli, quindi attraverso questi puntini, queste situazioni che si vengono a creare, si forma un volto di questa donna, che è uno dei tanti milioni di volti di persone che mandano sul web, mettono sul web dei video, dei messaggi, così, ecco. E lui in quel caso sarebbe stato il regista di una valorizzazione di questa situazione, ecco, di questi vari video. Poi oggettivamente non è andato a buon fine il tutto, perché come dicevi te, e io mi rifaccio le persone, alcune persone dello spettacolo sono un pochino leggerine, quindi evidentemente non hanno, uno fa una cosa e poi non c'erano dei progetti eventualmente e non si è fatto nulla, però l'opera io non ce l'ho più. Quindi in merito a questo posso dire che auguro che la trasmissione con questa piattaforma lui l'abbia fatta, e spero di poter creare successivamente altre situazioni favorevoli dove appunto tutti noi nel segno dell'arte possiamo essere protagonisti. Ecco, certo, mi stavo chiedendo, su quattro angoli due sono, diciamo, offuscati, quasi si voglia creare un'immagine di sogno, di un'atmosfera vibrante, ma oggettivamente così, cioè a me occorreva poter, come dire, creare questa l'immagine, ma in questo caso è come se fosse un discorso quasi onirico, quindi creare queste cose è come se fosse l'etere, logicamente sta non sta bassa, sta in alto, quindi insomma creare questa attraverso queste situazioni, queste onde che non sono nient'altro che delle bruciature, infatti in una certa maniera, che armonizzano l'opera stessa. Ecco, quelle armonizzano e allo stesso tempo creano questa. Ma tu sì, ti ascolto, ti sento. Sì, no, no, per un momento la voce se n'era andata, è per quello Se n'era che. andata. Invece siamo nell'Eden. E quindi, e allora questo sta a valorizzare.
ancora anche la cornice, caro Massimiliano, cari nostri radioascoltatori, che tutti voi poi mi mandate le lettere giustamente e mi dite: ma come mai, professore Guido, come mai quell'altro? Io gliele spiego, come questa sera e come facciamo sempre, caro Massimiliano. Anche la cornice armonizza l'opera, perché se uno avesse preso la cornice, serve per armonizzare. Molto spesso alcune opere non hanno un'ottima cornice. Ecco, anche la cornice, a parer mio, è come un attore con una buona spalla, intendiamo, per chi non lo sapesse, nel gergo teatrale è un altro attore che è molto spesso, alcune volte anche più bravo dell'attore stesso, l'attore principale intendo, che però armonizza e quindi crea un binomio vincente. Ecco, in questo caso l'opera ha un certo peso e diciamo che è una buona spalla anche la cornice, più che altro perché mi armonizza e spezza questo colore, diciamo, un po' sul chiaro, e quindi valorizza stesso l'opera. Infatti, essendo, diciamo, celeste, dal senso del cielo, quindi tutto quanto viene ricondotto a quello. Cioè, ogni piccolo particolare di quest'opera è veramente anima allo stato puro. E ha un particolare significato, come Esattamente, ci hai ben esattamente. detto. Tutta concettuale, tutta. E come spesso accade nelle tue opere, no? Grazie, sì, è proprio Prego, così. prego. Caro Gabriele, vuoi salutare qualcuno? Siamo Ah, giunti. Grazie. sicuramente. Saluto te, Massimiliano, saluto il nostro amico Roberto, il nostro direttore Stefano Dini, che ci sostiene, i miei amici del 60, che ogni giorno li vedo, la mia fidanzata Simona e tutte le persone che ci ascoltano e che ci ascolteranno in futuro. Ecco, ho salutato veramente tutti, spero di non aver tralasciato nessuno. Adesso la palla a te, mio caro amico. Grazie, grazie amico mio, anch'io saluto tutti coloro che hai già tu salutato, li saluto anch'io con grande affetto e in particolare saluto una nostra ascoltatrice che è sempre nel mio cuore, lei ovviamente non parla italiano, quindi la saluterò in inglese. My dear Julia, the best of our life is coming and is coming. Fortunately, very very soon. Quindi, dal mondo in parole, regola d'arte, una cordiale buonanotte a tutti quanti, coloro che abbiamo salutato e coloro anche che magari per dimenticanza non abbiamo salutato, ma sono sempre nei nostri cuori, e quindi una cordiale buonanotte e a risentirci sempre su queste frequenze, sempre il mercoledì sera. L'orario è sempre quello, 8:39, dipende dagli impegni miei e del nostro Gabriele e quando c'è anche del nostro Roberto, che spesso, come potete notare, è impegnato nella promozione di libri, ma come dico sempre, tutto ciò non fa altro che arricchire la nostra puntata, le nostre puntate e la nostra trasmissione, perché abbiamo come ulteriore conduttore, come co-conduttore, chi la letteratura la vive sia come utente, ma sia come promotore e come lavoratore nella stessa. Quindi, insomma, è un grande valore aggiunto al nostro Roberto, che salutiamo con affetto, ovviamente. E a risentirci mercoledì prossimo a quest'ora, più o meno, mezz'ora più, mezz'ora meno. Buonanotte a tutti quanti.